Enzo Vitabile, cosa ci vuole per fare una bella colonna sonora di un film? Deve piacerti il film? Devi sentirlo? Devi sentire, innanzitutto devi essere scelto col cuore. Tu vieni scelto con il cuore, la tua musica con il cuore, e tu continui questo procedimento perché vivi questo incontro con il cuore. È un po' quello che è successo con Jonathan Demme, no? con il suo documentario sulla mia vita. Credo che il cuore sia fondamentale per creare questo tipo di connessione. E la connessione con questo film Indivisibili, in che cosa l'ha trovata, cosa l'ha colpita di questo film? Io ho detto sempre, questo è un film tanto calato nella realtà che solo io avrei potuto sbagliare le musiche, per due motivi. Uno, che nasceva anche un po' ispirata ad alcune mie canzoni, e due, che secondo me se uno si abbandona, no, a quella che è la storia, se uno si abbandona all'emozione, più che scrivere tu riesci proprio a tirare fuori una musica che vive lì, che è lì, che nasce esattamente come nasce il film. E poi Edoardo mi ha svelato una cosa, che molte volte prima di affrontare una parte, loro ascoltavano molto proprio il ritmo delle botti, ritmi antichi, ritmi che da sempre, no, dal 1300, questo suono antico, perché c'è anche un ritmo nell'interpretare un film. Il Globo d'Oro, diciamo, è l'ultimo dei tanti premi, insomma, magari non sarà anche l'ultimo, però ne hai avuti anche tanti altri per questa colonna sonora. Insomma, è proprio, non lo so, com'è che ha colpito così tanto? Queste sono cose che uno affida alla vita, al destino, però c'è anche dietro tanto lavoro, tanto sudore, tanta buona volontà, c'è anche un impegno rispetto alla musica. Spero che non sia l'ultima. Senti, ci sarà un occhio di Pino Daniele che ti guarda da su. Sempre, Pino c'è sempre, e tutto ciò che io faccio è sempre un omaggio alla mia terra, alla musica napoletana, agli artisti e ai musicisti napoletani. Dove ti troviamo a suonare quest'estate? Dappertutto.